Salva, bisogna parlare con un certo Borelli. Conosci Borelli? Lo potrei pure conoscere, ma qui c'è gente nei vent'anni. Ok, dai, Borelli, con la barbetta grigia, no? Quello con la barbetta grigia sta a sedere laggiù. Entri. Sigaro? No, non fumo. Ok. Lei Borelli? Beh? Piacere, Susney, Roger Susney di New York. Piacere. Piacere. Sigaro? Non fumo. Non fumo, ok. Senta, per favore, un bicchiere di vino per il signore qui, ok? Non bevo. Non beve? Ok, allora lei stia attento perché forse ti va molto sotto la rela. Questa barzelletta mi ammazza, guarda, non tutti, non trovo di... divertente lei? No, non mi fa ridere. Ok, numero uno, lei non ride. Numero due, lei non fuma e lei non beve. Vero? Conosci Susanna, però? Conosci Susanna? Adesso ti presento una Susanna, forse, però tu freak freak con Susanna fai, eh? You like to do freak and freak? Sì, ti sei venuto per dirmi queste stronzate. Vediamoci chiari, Mr. Borelli, ok? Allora, io sono una persona molto divertente nella vita, ok? Sono molto spiritoso, lei non trova, ma nel lavoro sono molto serio e severo, ok? Sono venuto qui per fare dei perdoni. E chi ti manda? Johnny Prince, tu conosci? Johnny Prince? Sì, eravamo insieme nella legione straniera. E tu come lo conosci? Dal gabbio, come dite voi, qui a Roma. Johnny Prince mi ha parlato molto di te, lo sai. Comunque facciamo questi affari subito, eh? Non possiamo subito, che posso avere tutta quella roba in tasca, dai. Facciamo subito che io devo partire, ok? Vabbè, andiamo. State attenti, che quella è una madama! Fermi tutti, polizia! Come sta lui? Bisogna chiamare un'ambulanza. Conflitto a fuoco, un ferito e un bar distrutto. Bravi. Non siamo stati noi a sparare per primi. E abbiamo anche dovuto chiedere scusa all'incensurato signor Borelli. Senta, capo. Giuro su Dio che stavo quasi per incastrare Borelli, ok? Ma appena arrivato col figlio di puttana, niente, non ho potuto fare niente. Ho rovinato tutto quanto. Però la prossima volta... Non ci sarà una prossima volta. Ormai voi due siete bruciati per questa operazione. Comunque, qualcosa l'abbiamo saputa. Speriamo che il magistrato ne venga a sapere di più dall'interrogatorio dei due malviventi arrestati. Marlon Brando. Ah, sei già qui. Senti. Dai, scendi, non mi far aspettare, che è tardi. Pasqualino, senti, ritardo un altro poco. Poco quanto? Non lo so quanto, devo aspettare mia madre. Ma che scherzi, ci dobbiamo sbrigare. Capito, ma non posso lasciare mio figlio da solo, no? Aia! Gianni, Gianni, che succede? Niente, Pasqualino, è stato vento nei capelli che mi ha colpito. Chi? Sì, te lo spiego dopo. Ciao. Sì. Siamo capiti? Tu sei vento nei capelli, io sono cavallo pazzo, apparteniamo alla stessa tribù, non mi puoi tirare le frecce. Magot forè. Parliamo un po' italiano, eh? Non ti capisco. Allora, cominciamo con la frase ciao papà. Ciao papà coglione, vive la cacca. È questo quello che ti insegnano a scuola, le parolacce. Almeno arrivasse mia madre. Male che Pasqualino ha trovato il passatempo. Aspetta un uomo? No, aspetto quella disgraziata di mia cugina che doveva trovarsi qua 20 minuti fa con la macchina per accompagnarmi con questo pacco. Certo, bello grosso. Scusi la curiosità, ma che c'è dentro? Lenzuola. Ah, beh, deve essere una persona molto pulita, fa il cambio ogni 10 minuti. Ma no, devo ricamarci sopra le cifre. È una ricamatrice? Sì. Io pensavo non ci fossero più. E invece ci sono ancora io. Molto romantico.
Insomma, Bill, smettila, eh? Facciamo lezione di italiano, eh? Allora, dimmi una parola. Cagone. No, ma sempre parolacce. Di qualcosa di carino. Cagone piscione. Ma visto che il suo amico continua a tardare, perché non mi dà un passaggio fino alla fermata dell'autobus? Guardi, è laggiù in fondo alla strada. Guardi, che la macchina non è mia. E di chi è? È dello Stato. Dello Stato? Allora dovrebbe accompagnarmi a titolo di risarcimento. Ma lo sa che quest'anno mi hanno fatto pagare anche l'ICIAP? Carusi, Casugno. Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Però avevi detto che mancavi mezz'ora, dai. Figliuzzo mio, un'assistenza è un'assistenza. E poi, Chiddo, io un povero vecchio c'è un bambito. E ci hai dovuto fare un massaggio, e ci hai dovuto fare l'iniezione, e ci hai dovuto fare la camomilla, e ci hai dovuto fare la barba. Pure la barba? Pure la barba. Amore, e tu, quando te la fai a barba? L'anno, mai freddo. Ah, che bravo! Hai sentito che belle parole che ha detto? Perché l'hai capito? No. Ma io ho comprato una grammatica italo-svedese e così noi ci impariamo. Chi ci impariamo, mamma? È lui che deve imparare l'italiano. E poi dice un sacco di parolacce, dai. Tu non ci badare. Vabbè, senti, io vado. Aspetta, cerca di farmi uno squillo se puoi, eh. Va bene. Ciao. Ehi, Nicola Peste, a te come ti saluto adesso? Con l'unica parola svedese che so. Goddag. Comunque ormai mi ha messo alle strette. L'accompagno volentieri. Senta, lei salga, io intanto ci telefono al mio amico, non vorrei scendere. Oh, Gianni. Scusate il ritardo, eh? Sì, la signorina Silvia. Ciao. Vediamo uno strappo Gianni, perché c'è questo pacco pesante. Sì. Salga Gianni. Grazie. Non mi fa aspettare la mattina, per favore, Gianni. Fatti trovare pronto, dai. Pasqualino, non dipende da me. Sì, ma scusa, non dipende da me. Ogni volta sempre così. Tu andrai a fare un'assistenza, dai. Poi c'è mio figlio da solo. Poi lo sai, non parla italiano. Adesso guarda che scusa, tua madre non parla italiano, ma ci posso credere secondo te? Tu me lo fai apposta. Ma no, mia madre, Till non parla italiano. Ah, scusi, una discussione tra colleghi. Scusate. Centrale Ragusa. Ragusa centrale, passo. Centrale Ragusa, rapina in corso alla Banca Popolare di via Oberdan, angolo via Nazario Sauro. E qui vicino. Ok, arriviamo. Facciamo anche questo. Oh, ma che siete matti? Fatemi scendere. Ma che siete poliziotti? Centrale, stiamo inseguendo i rapinatori. Formate un posto di blocco alla fine di Viale Pechino. Passo. Provvediamo immediatamente. Ok, ricevuto. Ragusa centrale, gli stiamo alle costole. I rapinatori sono a bordo di un'Alfa 33 verde metallizzata. Disponete rinforzi immediati. Ricevuto. Ok, sono vostri. Sì.
centrale, qui Foggia. Missione compiuta, abbiamo arrestato i ladri. Ricevuto. È meglio che andiamo via, eh. Se scoprono che c'era la ragazza ci fanno unire. Vabbè, chi è morta? No, è svenuta, dai. Dai, facciamo una cosa. Tu vai e gli dici che devi fare un rapporto e ne consegniamo uno al commissario Lattanzi. E direi che ne facciamo. Beh, ci ho già pensato, io l'accompagno a casa. E ci avrà un documento di identità nella borsetta, non lo so. E poi c'è la solita scusa. Diciamo che... ti sei guastata la macchina, l'hai portata dal meccanico. Va bene, vai. Siamo arrivati, come va? Si sente meglio? Sì, ma come ha fatto a sapere dove abito? Ha controllato le sue impronte digitali in centrale. Lei è schedata, lo sa? Ma come schedata? Oh, sto scherzando. Ho guardato sulla sua patente. Così so anche adesso che si chiama Silvia Tommasi. Grazie. Di anni 24. Davvero non so come ringraziarla. Scendo subito, eh? Sì, ti do una mano. Lasci, faccio io. Grazie. Piazza in Piscino al numero 9, no? È qui che abita? Sì. Accidenti, questo? Altro che ricamatrice, un posto da principesse romane. Eh sì, il palazzo è antico, principesco. Però io abito in un monolocale piccolissimo, al terzo piano e senza ascensore. Ho capito il messaggio. Questa volta farò io l'ascensore. Grazie. Io le offrirò un buon caffè e il più bel panorama che lei abbia mai visto. Beh, ci conto, l'ha detto, non si tira indietro. Certo, dalle finestre, il panorama di Roma. Ma c'è, di Roma? Accidenti. C'è una donna che urla come una pazza giù. Devono averle fregato la macchina. Succede spesso in questo quartiere, vero? Beh sì, purché non stiano rubando la sua macchina. La mia? Ma sta scherzando? Noi abbiamo degli antifurti a prova di ladro incredibili. Ah sì? Pensi che prima ce n'avevamo uno che, come un ladro, cercava di rubare la macchina. Si metteva seduto al posto di guida. Dal centro del volante, pah! Partiva un colpo secco e il ladro ci lasciava la pelle. Ma è terribile. Infatti abbiamo dovuto togliere perché, sai, qualche poliziotto scemo si dimenticava di levare l'allarme e rimaneva secco. È una battuta, eh? Lei è simpatico e spiritoso. Non si direbbe, no. Beh, basta con questo lei, diamoci del tu. Va bene, tu. Cin cin. Cin cin. Mi sei piaciuto. Bravo Romolo, puntualissimo. È una rover. E c'è sta pure il serbatoio pieno. Oh, ma c'è sta pure il padrone della macchina. Questo? Oh, e se vede che stava dentro io non me ne sono accorto. Ah, ma ora sei tutto sanato, sei. Ma... e adesso? E portatevelo via, no? Che volete fare? Ma che sei impavito? Che andiamo a fare la rapina con un macchina? Rigamo, se regà. A Romolo, via del suo ragazzino. E io che ce faccio? Faccio quello che te pare. Andiamo, raga.
Com'è che non c'è la linea? È da ieri sera che provo a telefonare. E che ne so io? Lo sai come funzionano i telefoni, no? Beh, bisognerebbe fare reclamo, eh? Ma che vuoi fare reclamo? Bisogna farci l'abitudine. Hai capito? E poi che te ne frega? Il telefono è una scocciatura. C'era un signore che ogni volta che lo chiamavano per telefono alzava la cornetta e rispondeva: spiacentissimo, io non ho telefono. Facciamo colazione, va. Oh, mi ricordo tantissimi anni fa, si faceva una farsa che si intitolava Lucrezia Borgia. La scena si svolgeva a tavola, dove mangiavano marito, moglie e l'amante. Io facevo l'amante. E a quei tempi, caro mio, si mangiava davvero, perché c'era una bolletta. La bolletta? L'hai pagata le bollette? Quale, che? Nonno, guarda, io c'ho un sospetto. Tu sei il primo indiziato, eh? Dove vai? Vado a vedere. Che stai cercando? Nipote del genere. Te lo dico io che cerco. Dove l'hai messa? Eccole qua, eccole qua. Le bollette della SIP e gli avvisi di mora. Ecco perché ci hanno staccato la linea. Perché non l'hai pagata? Pasqualino, io ti devo dire una cosa. Mi è venuto in sonno di dire a tua madre. E mi ha detto: gioca tre numeri sulla ruota di Roma. 5, 37 e 42. E tu l'hai giocato? E che gli mancava? Ti rispetto alla buonanima? Con i soldi? E con quale se non con quelli di quei disgraziati della società del telefono? 270.000 lire, nonno. Come si fa a giocare una cifra simile, tre numeri, sulla ruota di Roma? Senti, io adesso ti ridò i soldi. Però se non vai a pagare le bollette, ti rispedisco a Messina, è chiaro? Fammela andare, guarda. È l'ultima volta, eh? Si faccia coraggio, signore. Stia tranquilla, ritroveremo presto il suo bambino. Lo vorrei tanto, signor Lattanzi, ma ho paura, tanta paura. Come hai fatto, dico io? Come hai potuto lasciare nostro figlio in macchina come un pacco di biscotti? Per favore, Giorgio, non ti ci mettere pure tu adesso. Come ho fatto a lasciarlo da solo in macchina? È stato solo per qualche minuto. Dovevo andare in farmacia e ho parcheggiato proprio lì di fronte. Ho chiuso la macchina, la vedevo dai vetri della farmacia. Se fossi stata veramente attenta, ti saresti accorta che qualcuno trafficava intorno alla nostra macchina. Ingegnere, la prego, cerchi di calmare la signora. Anzi, la porti qui al nostro piccolo posto di ristoro. Agente Rapisardi, accompagni, signore. Sì, dottor Lattanzi, se vogliono seguirmi. Muscolo, ma Foggia, che fine ha fatto? Latita, commendatore. Cosa fa? Latita, è latitante, assente. Vabbè, lo vedo anch'io, certo, se è assente è ovvio che latita, no? E allora cercalo e chiama la centrale. Chiedi se hanno degli uomini disponibili per cercare quella rover rubata. Provvedo immediatamente. Perché la cosa che mi manda in bestia è il fatto che l'altro giorno mi ha chiamato mia madre e mica mi hanno detto qui. Non ti dicono un messaggio, niente, perché sono tutti rimasti ancora. Poi io, tra le altre cose, se devi telefonare tu urgentemente non trovo un telefono che funziona, niente, io mi sono comprato la tessera, così quando lo telefono non funziona al gettone, non ci mette la tessera il telefono. Tu sicuramente sei rimasto al gettone ancora. Scusa, scusa. Pronto? Amore. Oreste, hai visto Pasqualino? Pasqualino. Pronto, Oreste! Non fare il segno del telefono, Muscolo, che... Ma che sei pazzo? Ma come sei combinato? Perché mi dovete umiliare? Mi sento umiliato! Ah, Pasqualino, ti sta cercando il vicequestore. Sì, dai, vado, di vado. Corsa, di corsa. Oreste, tu ancora con la scheda sei. Aggiornati, il cellulare comprati. Il cellulare. Io qualche giorno faccio qualche fesseria. Mi cercava, dottore? Vieni, Foggia. Senti, vuoi essere così gentile da spiegarmi perché non ti fai più vivo, perché non rispondi al telefono, perché sei sparito dalla circolazione? Senta, dottore, intanto non sono sparito dalla circolazione manco per niente. Ma ho sventato una rapina e con Ragusa abbiamo arrestato i tre rapinatori. Poi ho fatto riparare un guasto alla macchina e mi sono riposato un paio d'ore. Senti, mentre tu combattevi così eroicamente, è stata rubata una macchina con dentro un bambino in piazza in Piscinula. Piazza in Piscinula? Sì. Ma perché, la conosci? Sì, ci abita un mio parente.
Scusa, ma allora cosa aspetti? Con Ragusa andate al grottone e vedete se hanno ricevuto qualche soffiata, no? Insomma, indagate, interrogate, ma riportatemi il pupo. Ciao amore, buon lavoro. Ciao Sergio. Ciao, mi raccomando. Hai capito? Datti da fare. Hai capito? Che qua più cliente fai, più presto ci sposiamo. È chiaro? Lo so, lo sono dovuto. Ti aspetto alle 12, lo saluto tardi, va bene? Sì, a mezzogiorno, mezzogiorno e quarto, perché non lo so, c'è da fare. Ma Sergio! Ah Sergio, aspetta un momento! Mi sembra, mi pare di sentire come il pianto di un bambino. Aspetta un momento. Fatti sentire le voci, no? Ti mancano soltanto le visioni e siamo a posto. Sergio, chi è qua un momento? Ma che? Chi è qua? Vieni qua! Guarda! Guarda, sto proprio abbandonato nella cabina! Quello stavo telefonando, ma perché vai a disturbare a tutti quanti? Guarda, lo fai piangere, guarda, lo fai piangere, guarda, guarda. Metti, lascia stare sto creatore, mettila a terra, che ce ne ha. Mettila a terra, che ce ne abbiamo. Ma lo vuoi lasciare così per terra? Sì. No, ce lo portiamo a casa, va bene, ce lo portiamo a casa. A casa? Sì, gli faccio la cortina, il bagnetto caldo. Dai, Sergio. Ma che teppini, che bagnetto caldo, ma che dai Sergio, ma che sei scioto pazzo? Ma che vuoi perdere una giornata di lavoro? Ma posso sta creatura e farlo telefonare da poco, va? Ma Sergio, ha pure come scocciato, va bene? Sai che ti dico, andiamo a casa. Ora dico poi, faremo un'istruzione sul giornale, va bene? Andiamo. Guarda quanto è bello. Bellino, guarda quanto è bello, Sergio. Sta piangendo, non fai. Andiamo. Andiamo a casa, andiamo. Interrompiamo la trasmissione per un comunicato urgente. Questa mattina nel quartiere Trastevere è stata rubata un'auto Rover targata Roma 17740Z, all'interno della quale si trovava il piccolo Marco Valitutti di 11 mesi. Bella, sembra un angioletto. Il bambino era avvolto in una copertina azzurra e indossava un berrettino. Gente, sto pensando una cosa. Cosa stai pensando, Sergio? Ha sentito la radio? Sì, l'ho sentita. Le canzoni ascolti per radio. Anche le canzoni, va bene. Ah, quello che dicono per radio devi stare attento. Perché? Perché non hai sentito che è stato rapito un bambino stamattina? È il bambino, è questo qua. Sì, corrisponde. L'hanno trovato su una macchina di lusso, una cosa che era una Cadillac. No, una Rover, era una Rover. Capito? Questa è di famiglia ricchissima, gente. E allora? Ricassai! E allora, Sergio, che cosa vuoi dire? Mi sta venendo un'idea in testa, mi sta venendo... Stai zitto che sto creando, non mi disturbare, lasciami guidare che sto... A Sergio! Sergio, sta attento, Stai molto attento, Sergio. Se mi tocchi sta creatura, a me non mi vedi più. Se lo dico, lo faccio. Non ti preoccupare che la creatura non te la tocco. Anzi, riguardala bene, curala, capito? Faccia poppatine, cambici pannoline. Certo. Vedi, ha fatto la cacchina questa bambina. Perché questa è la nostra miniera d'oro, questa creatura qua. Questa vale tanto oro quanto pesa. Il padre. Perché è più grande, perché questo qui è per colline, ci interessa. Ciao, Tom. Ciao, bello. Cos'è che mi ha tizzo tanto? E che parole sono queste? Mamma mia, che ambiente è diventato sto locale. No, Tom, sei meglio di 20 anni fa. Sai che ti dico? Se non avessi la gentilezza d'animo che ho, ti manderei un tantinello a morire ammazzato. Al capo da me mica mi piace, sa. Porta il dovuto rispetto alla mia signora. Non è la prima volta che te lo dico. E che te li rimagna? Che? Vieni qua, cattive notizie. È successo. Vieni. Ma che mi toccate? Che? Sta arrivando Pasqualone. Ha preso la licenza breve. E non mi dici niente. L'hai visto ieri. Che te? Oh, io mi chiudo in cantina. Qualsiasi persona che mi cercano, va bene, sono partito per un lungo viaggio, è chiaro? Ci vediamo. Dai, Memo, vieni qua. È uno scherzo, stai tranquillo. No, raga, no, che scherzo, ma che scherzi fare? A me piace la Madonna. È bella pazienza, no? Ti ha venuto? Ci ho tenuto, sì. Dai, facciamo due chiacchiere, dai. Devo lavorare. Siediti. Ottavia, ci porti mezz'ora? Certo.
Notizie fresche? Qualche voce è arrivata. Avanti, piscia la notizia, dai. Non si tratterebbe del rapimento del bambino, perché se sepiamo del pupo, sepiamo pure la macchina. Perché c'è la targa, diventerebbe pericoloso, no? In primis. E in secundis, la voce certa è che tratterebbesi di furto di auto veloce a scopo di rapa. In parole povere? A scopo di rapina. Ora mazzò, si intempari al gergo. Ma qua non la caccia io, gente, te. Vabbè, insomma, intanto che scrivi il dizionario al gergo, che altro hai sentito? La voce che circola è una sola. Tratterebbesi di tale Romolo detto la scimmietta, che però, quando si è preso la macchina, non sapeva che dentro c'è stato il pupo. E questo Romolo la scimmietta dove lo becchiamo? Allo zoo? No, al telefono giallo. Ma che domande mi fai? Te lo fornisco io il numero, c'ho pure l'indirizzo. Cordino. Oddio, c'è la vostra croce. Sì, sì, cerca, cerca. Te perdi sempre tutto, te perdi. Cerca, ma che cerchi? Romolo Belli, vicolo della Pantera, 8B. Grazie, padre. Prego. Bella, se non ci avessi te. Meglio morire. Che cosa ne hai fatto di quest'uomo, un tuo giocattolo? Non c'hai due occhi, c'hai due trapani, uno black e l'altro Degger. Parlami di loro, bucami con essi. Bucano? Sì, avanti. Senta, boss, abbiamo avuto un'ottima idea per il caso Borelli. Sentiamo l'idea, ma ci credo poco. Ormai quei dollari hanno preso il volo. Non ancora, capo, perché non ho tempo materiale per spenderli. L'abbiamo tenuto d'occhio, io l'ho seguito persino mentre faceva la corsa, sì, lo giochi. Sì, ma ormai la Ferri e lo Bianco sono bruciati. Vabbè, se per questo anch'io, perché mentre facevo lo jogging mi sono sentito male, allora lui mi ha soccorso. Però mi crede, dottore, di una gentilezza, di una premura, veramente una brava persona. Cascio, ma che stai dicendo? Dottor Lattanzi, noi avremmo pensato che con Biella Rappisardi potremmo, beh, anzi, potrebbero farcela. E poi Arcangio con lo suo Range Rover può fare benissimo un miliardario, penso, no? Perché? E col Borelli non sa dove mettere 5 milioni di dollari. Insomma, ragazzi, la volete capire che quel tizio dopo la sparatoria non tornerà più in quel bar? Voi sapreste dirmi dove trovarlo? Sì, in questo momento frequento un bistrò a via di Santo Spirito. Vuole fare un salto di qualità, probabilmente per incontrare qualche banchiere. E noi glielo faremo incontrare. Capito? Posa la statua. Sei sempre il solito Cicci, eh. Senti, non chiamarmi Cicci davanti a tutti, ti prego, mi sembra di essere un cagnolino. Senti, Cicci, la macchina è in divieto di sosta, la devi spostare che ti mettono le ganasce. Senti, Bella, io la macchina la metto dove voglio perché pago, pago e pago. Venga. Non si preoccupi, signore, per i nostri clienti abbiamo un accordo con il vigile, poi a questo... Vedi, cara, il signore qui presente cameriere, che è dell'oculo qui, ha capito subito con chi ha a che fare, Gradisce qualcosa da bere, champagne, cocktails? Mi scusi. No, lo champagne no, perché mi fa ruttare. Mi porti invece una bottiglia di vino bianco Barolo ghiacciato al massimo. Lei mi insegna che il Barolo è solo rosso. Vabbè, faccia lei. Ah, senta, mi raccomando, anche qualcosa da mangiare, eh. Pâté, crudité, Gordon Blay. Magari una bruschetta. Ma scusa, in un locale del genere mi viene a chiedere la bruschetta? Si dice Panto ste avesce le pomodoro, cioè non siamo mica dei beduini qua. Penso io. Senti, Rossella, passami il cellulare che chiamo il mio socio Milano, vai. Speriamo che quel pirlone lì non sia già a letto, eh. Aspetta, gli facciamo uno scherzetto, vediamo se mi riconosce. Quella, Carugati, brutto ballone! Ma sì, sono qui a Roma in un bistrò, con quella che abbiamo rimorchiato all'Hollywood. Uè, salutamelo! Ti saluta! Senti un po', sai chi ti ho incontrato qua a Roma? I due blef di Corso Magenta, il Peppino e l'Antonio. Sai, sono venuti giù per fare un lavoro d'equipe. Sì, sono venuti anche loro a conoscenza della cosa, perciò, hai capito? Io gli avrei fatto una ghignata in faccia assurda. Ma lo so che serve biada, io sono qui che sto aspettando il Barbetta. Non ti preoccupare. Ciao, Carugati, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Senta, se mica hai visto questa sera il Barbetta? Non conosco nessun Barbetta.
Ma come no, il Barbetta, quello che ha fatto il legionario lì, come ha detto che si chiama, il Barelli, Burelli. No, il Borelli. Ah sì, è un mio cliente, ma non lo so se è lo stesso, perché quello che conosco io non c'ha la barba. Beh, barba o non barba, l'importante è che ci abbia il materiale. Stasera ancora non si è visto, forse verrà più tardi. E noi aspettiamo. Cincina la mia fighetta. Uè, Valium P.I., vedete andarci piano, ah, che già hai esagerato. Ma che cazzo sei? Polizia, stronzo! Davvero? E io sono carabiniere. E fai lo spiritoso, eh? Smettila di giocare. E allora? Che volete? Io non ho fatto niente. Ma mio Sassi, sei in arresto per il furto di una macchina e per il rapimento di un bambino. Allora? No? Non è vero? Allora? Che fai? Vieni di tua spontanea volontà o ti devo mettere queste? Io non ho nessuna intenzione di seguirvi. Né spontaneamente né manco ammanettato. Io non ho fatto niente, oh! Che ci sono i testimoni? Chi m'ha visto? T'ho visto io. Dalla finestra di un palazzo a Piazza Entrescinola. Davanti alla farmacia dove hai fregato la macchina. E adesso che dici, eh? Che cazzo di fine ha fatto il bambino che stava dentro la macchina, eh? Quel bambino? Io non ho visto nessun bambino. Ah, non l'hai visto, eh? Adesso lo racconti al magistrato, allora, va bene? Oh, aspettate! E vabbè. Sì, è vero, ho preso io quel rover. Senza accorgermi che c'è stato un ragazzino dentro, vabbè? Ma se vedo una dritta? Una dritta grossa. Mi lasciate andare come se non avessi fatto niente. Se vale la pena si può fare, dai. La macchina ha rubato subordinazione. Per certi che devono andare a fare la rapina. All'ufficio postale della piramide. Stasera. Quando io ho portato la macchina, il ragazzino mi hanno lasciato a me. Dov'è il bambino? L'ho lasciato dentro una cabina telefonica. Al 12° chilometro del raccordo anulare. Ragusa centrale, il Trasteverino è stato arrestato, passo. Centrale Ragusa, siamo in ascolto. Siamo riusciti anche a farlo cantare. Ci stiamo dirigendo sul luogo dove pare abbiano abbandonato il bambino. In più sappiamo che la macchina servirà tra poche ore per una 74 IPT di terza zona. Passo. Ah, voi tre state a sentire. Ci hanno appena segnalato in codice una rapina all'ufficio postale della piramide. Gigi, tu vai con la moto e niente sirene, mi raccomando. Perché muscolo, è necessario che vado pure io, una cosetta facile. E certo che ci deve andare pure. No, perché non mi sento troppo bene, mi sto misurando la febbre, c'ho il termometro. E ci vai con tutto il termometro, ci vai. Vai, vai. Uè, Gigi, qua se non arriva il Borelli va a finire che ci ubriachiamo, eh. Io mi sono rotto le palle. Paghiamo e andiamoci. Ah, sì. Cameriere, conto e cappello. In fondo non c'è mica solo quel Burelli lì, eh. Scusa, ne troveremo qualcun altro. 200.000. Ecco qua. Prenda lei qua, cremino, che non piso più in tubo. No, 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 questo no perché è falso. Falso ma fatto bene, eh. Scusi, uè, Cici, portami a casa, nonna. La mancetta, la mancetta. Spero di rivedervi presto. Beh, se non combino prima l'affare. E salut, o piano, eh. Oh. Questa è una rapina! Ma tutti chi stronzo, non vedi che non c'è nessuno? Guardate che avete sbagliato giorno, oggi è sciopero, non c'è nessuno. E tu che stai a fare qui? No, io faccio parte di un sindacato autonomo che non aderisce a questo sciopero. Parecchi di noi non hanno aderito. Ah, ecco lui per esempio neanche ha aderito. La polizia non sciopera mai. Giù le armi, hai mani sulla testa! Non fate cazzate, l'edificio è circondato.
Ecco fatto, non c'è. Non c'è, no, se ce l'hanno lasciato stamattina. Comunque avrebbe potuto benissimo esserci. Chi è che viene a telefonare da questa cabina? Ma che ne so, ma guarda che passaggio di macchine che c'è. Era l'unico indizio che avevamo, lo sai, sì. Lo so. Sempre se quello ci ha detto la verità. Ce l'ha detta, non ti preoccupare. Che cazzo di posto. Che facciamo adesso? Che ne so. Là c'è una casa. Vado a chiedere se hanno visto qualcosa. Tu aspetti qui? Sì, vai. Senti, mi dai un gettone? Devo... Poi dice chi è che telefona da qui? Ma che ti frega? Devo telefonare a mia madre, frega? Avanti. Permesso? Scusate. Sono della polizia. Mi dispiace interrompervi, state mangiando. Vabbè. Se vi posso fare alcune domande. Sì. Grazie. Per una serie di circostanze che non vi sto a dire perché non voglio interrompere a lungo la cena, stamattina è stato abbandonato un bambino nella cabina telefonica proprio qui di fronte al piazzale. Un bambino? Un bambino. Distrazione. Voi non sapete niente? Noi non ne sappiamo niente. 71. Oh. E non avete visto nessuno uscire dalla cabina telefonica, magari con qualcosa che sembrasse un pacco, era in una coperta azzurra, una copertina. Beh, io qualcheduno che ti può essere utile la conosco. Si tratta di una certa Gilda. Sì, la Gilda. Sì, quella che fa la mignotta. Non si dicono quelle brutte parole. Beh, sempre la mignotta fa. Silenzio. Signora, non si preoccupi. E questa Gilda perché mi può essere utile? Dove posso trovarla? Lei sta sempre lì al telefono, là vicino. Quella è zona sua, sta sempre là, dalla mattina alla sera. Adesso non c'è? No, a quest'ora ha già staccato. Però se qualcuno ha visto qualche cosa, l'unica può essere Gilda. E non sapete dove abita, dove posso rintracciarla? No. Posso usare il telefono? Sì, ci mancherà. Che comodi. 74 24 66 Napoli 15 7. Pronto, sono Foggia, mi passi il vicequestore? Sì, sono Lattanzi. Dottor Lattanzi, buonasera, sono Foggia. 26. Dunque, il pupo è sparito, come avevamo supposto. Però ho chiesto informazioni qui vicino e c'è una famiglia che mi ha dato delle indicazioni. Qualcuno che potrebbe sapere qualcosa è una certa Gilda, è una prostituta che bazzica dalle... Roma, 5, 37, 42, 54. Oddio, 5, 37, 42. Ho vinto. Bello secco. Oddio, 5, 37, 42. Hai vinto. Pronto, Foggia? Foggia, pronto? Pronto, dottor Lattanzi? Ah, finalmente. Allora, rientrate immediatamente in sede. Dobbiamo rintracciare questa Gilda. Dottore, io non vengo, viene Ragusa. Io sono sotto shock, sono stanco. Agente Foggia, un buon poliziotto non conosce stanchezza, chiaro? E invece io sono stanco. Non ce la faccio più con questa vita di merda, va bene? Domani vengo e consegno pistola a tesserino, do le dimissioni. Non ce la faccio più, non vi voglio più vedere. Arrivederci. Ho vinto quasi 1,5 miliardi. Belli! Tu sei nonno? Sì. Bello! Ho vinto 1,5 miliardi, ma guarda che buccio di culo. Io è la vita che gioco a lotta, avessi preso mai una schifezza di mezzo numero. Io che... dammi un po' che ti faccio. Te mangi. Ricco, sono diventato ricco. Tutto un lotto, così, da un bacetto. Smettila! Ricco, hai capito? 1,5 miliardi! 1,5 miliardi se in tasse, che vuol dire a doppio la cifra! Hai capito? Non hai capito! Io da domani finito con la speciale, finito con le pistole, Pasqualino, finito con la stanza. Abbiamo i problemi col bambino. Ma che va bene? Non è il bambino, dai, su! Vieni qua, ti spiego. Ho vinto 1,5 miliardi, capisci? Io ti faccio un esempio, ti posso comprare quello che vuoi. Dimmi che vuoi, una macchina. Ma sì, hai bevuto. Vuol dire, dimmi una Porsche. Ma cazzo, esagerato. Ma vaffanculo, mi dici che ti è successo? Vabbè. Non mi muovo da qui, che cazzo ti è successo? Te lo spiego in macchina, ti giuro te lo spiego in macchina. Portami a casa e non posso guidare, mi sento agitato. Ti prego, dai. Capisci? Vogliamo andare a desinare? Ma certo, caro. Ostriche e champagne.
brutto afrodisiaco, eh? Volendo. Ti sei fatto un palcoscenico, eh? Sì, tesoro, il palco delle rimembranze. Oh, che splendida tavola. Grazie. Che profumo che emani. Sì? Caro. La tua salute. A te. Bella, bella, sei bella, bellissima, più di prima. Oh, cara. Tempi passati. Sì, è vero, sono già passati, non li pensiamo più, pensiamo al presente. Ti ricordi quando la sera finita lo spettacolo in carrozza ti accompagnavo a casa? Allora ero il tuo prode Anselmo. Mimi. C'è qualcuno? Impossibile. Nonno! Un po' coglione. Nonno! Nonno! Non hai visto niente! La TV, le stazioni dell'otto, non l'hai vista! Ma come facevo a vedere la TV? Sì! Con uno spettacolo così, guarda che bellezza! Che amore, come guardavo la TV! Tesoro mio, ti presento la signora Mimì Daddani. Piacere. Una grande soubrette. Onoratissimo. Abbiamo fatto una grande rivista insieme al Teatro Valle, sai, eh? Sì. Nell'anno... nel mille... mille, nonno! Ma che importa adesso, nonno? Ma tu non lo sai. Che c'è? La notizia! Abbiamo vinto! 5, 37, 42, Carlo Secco sulla ruota di Roma. Sì. Ci compriamo tutto, nonno! Pasqualino. Bello, tutto ci compriamo. Ci sposiamo in ci compriamo la Ferrari. Pasqualino. Ci ricostruisco la Sicilia, in casa, tutto, lettera, tutto. Pasqualino. Bello, Pasqualino. Ma che ti faccio? Bello di che nonno. Che ti faccio? Che ti faccio? Pasqualino, bello che di nonno. Ti dovrei parlare. Sì, sì, quello che vuoi. Vuoi venire di là? Ma dove vuoi? Bello. Viva i nonni. Confermo, eh? Sì. Andiamo nonno, sì, bello. Balliamo. Sì, mi dirai tutto dopo, Adesso dammi i biglietti, la giocata. Il sogno di tua mamma. Ho fatto i calcoli. 5, 37, 42. Sì, 37, 42. Pasqualino. Sì. Non li ho giocati. Non li ho giocati? No. Non li ho giocati. Hai visto? Hai visto che bella donna, che donna meravigliosa, Pasqualino, l'hai vista? Trent'anni fa, Pasqualino, è più bella adesso che 30 anni fa. Pasqualino. Oddio. Pasqualino. Prendimi la pistola. Che devo fare? Portala via, sennò mi ammazzo. Mimì! Le mortacce tua, che poi sono pure i miei. Aiuto! Aiuto! Ah, la Scifani, senti che è una mia cliente. Venga dentro che le offro qualcosa. Per favore aiutatemi. Ci prendo una cosa da bere. Da che parte è andato lo scippatore? È andato da là, c'aveva un casco bianco e rosso. Calmi, sono fermo! Abbassa sto cannone, sta calmo! Fermo! Abbassate il cannone, sono con lei! Alza sulle mani! Sta calmo! Se dovesse dove ce l'hai il tesserino? Ce l'ho qua! È una messa in scena, sono poliziotto. E niente, quale tesserino? No, questa è la testa del cinema. Ma l'ho dimenticato, sta buono, con queste mani mi fa male, oh! Forza! Oh, che duro! È venuto a restituire il tesserino alla pistola? Commendatore, mi lasci spiegare. Non c'è niente da spiegare. Lei ha tenuto un comportamento scorretto nei riguardi del suo dirigente. Tu hai violato 3 o 4 articoli del regolamento, tanto da meritare una sospensione disciplinare. Sì, lo so che ho sbagliato, però abbia pazienza. Lei non ci crederebbe se glielo raccontassi. Ho perso la testa. Non si perde la testa quando c'è di mezzo un bambino rapito. A proposito del bambino, Ragusa mi ha detto che quella Gilda non è schedata, per cui abbiamo pensato di appostarci nel suo, diciamo così, posto di lavoro. Eh?
Cosa fai, cambi discorso? Guarda, ho finito. Tu hai commesso un grave atto di insubordinazione. Però, visti i tuoi precedenti, voglio darti ancora una chance. La ringrazio, dottore. Non mi ringraziare. Ti do 2 giorni di tempo per ritrovare il bambino. 48 ore. O me lo ritrovi entro questi termini e allora dimentico tutto, o altrimenti... Sì, va bene, ma lei capisce, 48 ore. Non un minuto di più. E adesso, fuori. Muscolo. Mi dica, commendatore. Dammi una sigaretta. Ma lei non fuma, commendatore. E adesso fumo. Va bene. Ne gradisci ancora? No, no, grazie, vuoi che già mi gira la testa. Uè, Cici! Uè là, bambina, ho sentito che questi teppistacci di Romani ti hanno scippata, eh? Sì, vabbè, ma ormai è passato, Cici, guarda. Tanto poi nella borsetta non avevo niente. Niente, cos'è che vuol dire niente? Guarda che io faccio una telefonata a chi dico io, chiamo i miei amici e a quello lì gli spacco l'osso del collo, eh? Ma non è necessario, Cici, è passato tutto. Stai tranquillo. Ti volevo presentare il signor Borelli, che è stato così caro con me. Dovere, signorina. Piacere, Carletto Ghislanzoni. Per gli amici, il Ghisla. Piacere. Lei permette? S'accomodi, prego. Grazie. Lei sarebbe il Barbetta, dico bene? Ex Barbetta, come vede. Fatto bene, l'onore del mento. È una gran rottura di balle. È meglio essere disonorati. Mi hanno detto che lei voleva vedermi. Sì, insomma, gli ho accennato qualcosa, ecco. Brava la mia stronzetta, brava, brava. Perché ho fatto male? Beh, certo, se questo qui fosse un soffia, un infiltrato. Ma sai che figura di merda ci farei con i miei soci a Milano? Il Ghisla arrestato da un falso falsario. Guardi che io non sono né falso né falsario, ok? No, perché le donne devono imparare a star zitte, sa? Uè, guarda che io volevo solo aiutarti, eh? Vabbè, vabbè, dai, trans, perdonata. Senta, lei conosce mica il Pasqualone Gargiulo? No, non di persona. So che il suo nome apre tutte le porte, tranne quella del carcere. Vabbè, ma comunque veniamo al dunque. Io e i miei amici abbiamo una bischetta vicino Milano e per alleggerire le perdite ci servirebbero quei dollaroni che lei possiede. Io non ho dollaroni, come dice lei. Uè, mica dollari veri. Diciamo, imitazioni. Quel mio amico mi ha parlato di 50 testoni ed io sono pronto a pagare il prezzo giusto. 100 milioni di lire, naturalmente, in contanti. Io non posseggo dollari, io tratto per conto terzi. Ah, quindi lei sarebbe un conto terzista, eh? Non importa, l'importante è che porto a casa i verdoni. Beh, diciamo che l'affare è possibile, ma a determinate condizioni. Vuela, scusa, prima i soldi e poi si ciula. Oh, bel moretto, ciao. Ciao. Le vuoi dire B? 50.000 lire più la camera. Ti va bene? Va bene. Un po' caro, però. Senti, allora guarda. Là in fondo, girato l'angolo, a destra c'è l'albergo, va bene? Ok? Dai. Oh, lo sai che sei un bel ragazzo? Sembri uno di quegli attori di Beautiful. E io a chi assomiglio? Oh, ma che siete in due? Ferma lì, fatemi scendere, che io la mucchiata non le faccio, eh? Ferma, 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 niente a mucchiata, stai tranquilla. Polizia. Polizia? Ma io non ho fatto niente. Beh, proprio niente no, c'è un flagrante adescamento. Comunque se ci dai una mano ci passiamo sopra, eh? Darvi una mano? E che devo fare? Ieri un bambino di pochi mesi, avvolto in una copertina azzurra, è stato abbandonato nella cabina telefonica della zona dove tu eserite. Non sai niente, non hai visto niente. Io non ho visto nessun bambino. Peccato. Che era l'unica traccia che avevamo per mettere le mani su quei bastardi che l'hanno rapito, sai? Chissà che gli faranno ancora. Eh sì, quei maledetti hanno già mandato per posta ai genitori un ditino del bambino. Madonna mia! Io l'ho visto quel bambinello! L'ho visto, l'ho preso in braccio ieri mattina! Non ci posso credere! Come un Brava. Ditino! Lo vedi che le cose le sai? Che fine ha fatto il bambino? Non lo so. Vi giuro, non lo so. Io volevo portarlo a casa, dargli da mangiare, fargli il bagnetto caldo a sta creatura. Ma Sergio... Chi è Sergio? Il fidanzato. Il protettore? Beh, sì. Sergio aveva delle idee su questo bambino, perché aveva capito che il bambino era di famiglia molto ricca, no? Povera creatura.
Lui poi a un certo punto ci ha pensato su e ha detto: questo è un boccone troppo grosso per me. Quindi? E allora questo Sergio? Lui allora ha passato l'affare a uno di quei boss del nord, specialisti di rapimenti. Io non volevo, ve lo giuro, non volevo. Ma Sergio mi ha dato tante di quelle botte. Vabbè, chi è questo boss, lo sai? Non lo so, non dite niente, Sergio è quello che mi ammazza. Aspetta un attimo, ma ti ha dato i soldi questi della prima partita? Sì, sì, ha pagato, ha pagato. Allora, questa qui adesso è la rivincita. Anzi, la riperdita, esatto. Lo so, dopo di te però. La 9 in buca, Coni! Polizia! Su, adesso vado andato a fare una bella passeggiata. Noi facciamo due chiacchiere con Sergio, poi se volete tornate, eh? Bravi! Piano, piano, che non ho fatto niente, piano! Dove l'hai portato? Ma che gli dove l'ho portato? Il bambino, dove l'hai portato? Ma che bambino dici? Il bambino che ha trovato Gilda nella cabina telefonica, dove l'hai portato? Ma che sta dicendo questo che non so niente? Guarda che questo ti spezza il collo, anzi già l'ha fatto. Ti conviene parlare, eh? Senti a me. Il bambino lo dà da un'organizzazione. Il capo non lo conosco però, non lo conosco perché ho avuto a che fare con i ragazzi che lavano all'altro, non lo so, che sono venuto con una macchina azzurra, pizze magre enormi, sono venuto su quella strada, la quadriga, sulla strada per come si chiama, per Castel Madame, non lo so, ci sta la Madonnina vicino, la vicina ci sta. Bravo, è meglio che gliela fai una preghiera alla Madonna, perché se non troviamo il ragazzino il padre l'ammazza. Il ammazza di chi si casa, so che ho parlato, se capito? Non ti preoccupare, abbiamo amicizia in carcere. Ti proteggiamo noi, stronzo. Uè Borelli, dov'è che stiamo andando? E lo vedrai dopo, stai zitta bambola, non fare domande. Hai ragione, Cici, ormai bisogna fidarci, eh. Anche se il Borelli ancora fa un po' troppo il misterioso. Niente affatto, eravamo d'accordo che ti avrei dato istruzioni strada facendo, ok? Beh, mi sembra giusto, ma scusi, lei la valigetta l'ha vista? Ma certo che l'ha vista e ha visto pure il pacco di bigliettoni che c'è dentro, eh? Che via è questa? Via Portuense. Ecco, gira a sinistra. A sinistra. Ah, via del mare? Al semaforo dopo va a destra e poi sempre dritto. Ma dov'è che siamo ora, Borelli? Siamo al ponte della Scafa. Aspettatemi qui voi. Senti, quando lui mi farà un cenno, io andrò lì. Tu aspettami fino al mio segnale, ok? D'accordo. Ok, ci siamo, state pronti. Venite avanti per circa 200 metri molto piano. State attenti a non farvi vedere. Buonasera, sei qui, vieni. Le ho portato, come l'avevo detto, il milanese e la sua ragazza. È tutto a posto, tranquillo. So che di te mi posso fidare. Ma devo dire che in realtà il prezzo è un po' basso, eh. Però, visto i tempi che corrono, ci vorrà comunque sbarazzarci del malloppo, no? Pensa proprio di sì. Anzi, sbrighiamoci. Tu vai alla cassaforte. 54. Avanti. Prego. Non si fida. No, davo solo uno sguardo. Non vorrà mica contarli? No, solo uno sguardo. Allora è tutto a posto? Tutto a posto. Non le resta che pagare? No, mi sa che a pagare sarà lei. No, non capisco. Lei e i suoi amici. Ma che cazzo succede, Andrea? Fermo, polizia! Porca puttana, un poliziotto di merda! Fermi, polizia! Fermi tutti! Polizia!
anzi, siete arrivati in ritardo. Vagli un PI, te li ha già arrestati tutti sti pirloni. Hai capito? E io che mi sono fidato di te. Ci siamo fatti pregare da un milanese di portarci sua. Mi hanno telefonato pochi minuti fa. Era come una voce senza inflessioni dialettali, senza tono, sembrava. Vogliono 2 miliardi. 2 miliardi o minacciano di uccidere il bambino senza pietà. No, io pago. Sono pronto a pagare. Lei non può pagare. Il suo conto in banca è stato bloccato. E quelli della sua ditta, dei suoi parenti e dei suoi amici più facoltosi sono sotto controllo. Si calmi. E poi chi non le dice che si tratti di uno sciacallo? No, non è uno sciacallo. Pochi minuti prima della telefonata, qualcuno ha suonato al cancello del nostro villino con molta insistenza. Siamo accorsi, ma non c'era nessuno. Soltanto un pacco che conteneva la copertina azzurra dove era avvolto il nostro bambino. Beh, allora com'è andata la telefonata di questa notte? Ho parlato ora con la centrale, dottor Lattanzi. Hanno individuato le chiamate, però si trattava di un telefono pubblico. Una cabina? Sì. Abbiamo a che fare con della gente molto furba, purtroppo. Tutte le canaglie lo sono. Comunque il bambino non corre rischi. È troppo piccolo per riconoscere. Non hanno questo problema. Secondo me è gente di fuori. Speriamo. Buongiorno, dottor Lattanzi. Buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Sei venuto per chiedere una proroga? Avanti, mi mancano ancora 34 ore. Allora cerca di usarle bene. Ecco appunto, visto che il caso vale tutti è nostro, noi vorremmo... Che cosa? Vorremmo la coperta, la copertina azzurra che stanotte i rapitori hanno mandato alla famiglia. E a cosa vi serve? E se ci seguite abbiamo una sorpresa per voi. Venite. Venga. Vediamo questa sorpresa. Dottore, le presento Frey, cane poliziotto. Ah, bello. L'ho visto nascere, ce l'ha prestato il capo della cinofila. Ah, intelligentissimo, eh? E dovrebbe ricoprire il grado di sergente. E quale sarebbe il vostro piano? Beh, fargli annusare la coperta, così lui con il suo fiuto eccezionale... Bene, anche se è un fiuto eccezionale, come stai dicendo, sarà un po' difficile che un cane possa rintracciare un bambino in una città grande come Roma. Lei ha ragione, ma noi abbiamo un punto di partenza ben preciso, cioè dove il pappone che noi abbiamo arrestato ieri sera ha consegnato il bambino. Beh, mi sembra un piano abbastanza valido, no? Va bene, recatevi alla villa dei Valitutti, sapete dov'è? Sì, alla passeggiata archeologica. Ok, procedete pure, su. D'accordo. Grazie, dottor Lattanzi. Pieni freddo. Ho un muscolo. Noi però procediamo anche con l'altro piano, eh? Va bene, dottore. Andiamo. Mi sembra che ci stanno tutti, no? Ammazza quanti, se. Ma abboccheranno mai. Come no, vedrà che abboccheranno, sì. Beh, solo dei pazzi non accetterebbero dei dollari al posto delle lire. Sì, ma non ci cascheranno, vedrete. No, stia tranquillo, ingegnere, andrà tutto bene. Stia tranquillo. L'importante è che siamo tutti rilassati, va bu? A che ora hanno detto che telefonavano? Fra le 11 e mezzogiorno. Sarà. Dai. Sono partiti da qui. Sì, vabbè, ma erano in macchina. Una grande macchina azzurra. E allora? Ma come fa il cane a fare tutto sto percorso? Dai, tu, guarda, lasciamo perdere perché io già sono sfiduciato. Pasqualino, tentiamoci, no? È un campione. Ma che, guarda, tanto non ce la fa, siamo in aperta campagna, ma lo vedi? Ma che annusa? Ci vogliamo provare? Quello tanto Lattanzi mi caccia comunque. Fagli annusare la coperta, dai. Allora, vai, vai. Annusa. Vai. Pronto? L'ingegner Valitutti. Può dire a me, sono il suo avvocato. A lei non ho niente da dire. Aspetti, sono io che ho qualcosa da dirle. Se vuole trattenermi al telefono per scoprire da dove chiamo, l'avverto che è fatica sprecata. Si sbaglia, io voglio solo dire che l'ingegnere Valitutti non può pagare la somma che lei ha richiesto. Ogni suo bene è bloccato. Però l'ingegnere vuole farle una proposta che lei reputerà certamente interessante. Riattaccato. Ma state tranquilli, richiama.
Chiatra, bravo. Bel campione, eh? Come vuoi, hanno usato la copertina. Che odore vuoi che senta? Adesso? Adesso che facciamo? Ci allontaniamo da qui e ricominciamo. Dai, no, facciamo una cosa. Io vado a prendere la macchina. Tu aspetti qui, non c'è bisogno che corriamo in due, no? Tu vai. Io vado, tu aspetti. Io aspetto. Io vado. Col campione? Sì, beh, campione omaggio. Aspetto io? Sì. Non telefona più. Non si farà più vivo. Ma no, no, perché non dovrebbe telefonare? Hanno paura di un tranello. Uccideranno il nostro bambino. Signora, stia tranquilla, sicuramente richiamerà. Starà soltanto cambiando apparecchio. Pronto, Casa Valitutti, parla l'avvocato Redi. Allora, qual è la sua proposta? Vedo 30 secondi. Mi stia a sentire. Lei sa che l'ingegnere Valitutti non può disporre dei suoi averi e così i suoi amici e parenti. Però la ditta a cui appartiene possiede una riserva su conto internazionale per cui il pagamento può essere effettuato in dollari. Va bene, non fa differenza. 2 milioni di dollari. Ma scusi, la sua richiesta di 2 miliardi di lire corrisponde a 1,5 milioni di dollari. Non faccia storia, avvocato. 2 milioni di dollari o il piccolo lo vedrete galleggiare sul Tevere. Maledizione, perché non ha accettato subito senza discutere? Ma perché non bisogna dare l'impressione che lei possa disporre di una cifra illimitata, ingegnere? Stia tranquillo che richiamerà anche nel suo interesse. Arcangelo, chiama la centrale e avvisa il capo sull'evolversi della situazione. Come sta? Bene, grazie. Un cinetto, eh? Eh sì. Che bel bambino, il suo? Si chiama Yolanda. Si chiama Yolanda? Sì. È un bambino? No, è una bambina? Appunto. Non è una maschietta, è una bambina. Bene, mi scusi il disturbo, eh? Prego, prego. Scusi, arrivederci. Prego, arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Che campione sei, eh? Adesso scambiamo anche il sesso. Senti, lasciamo perdere, che questo non ci capisce proprio nulla. Non ce la fa, te l'ho detto, non ce la fa. Fagli annusare un'altra volta la coperta, dai. Dai, annusa, dai. Prego, non ti distrarre. Gira, ti annusa. Dai. Certo, ho capito, farà come lei dice. Le conviene, ne va di mezzo la vita del bambino. Non occorre che lei lo ripeta. Sia chiaro, io porterò i soldi e lei porterà il bambino e faremo lo scambio solo noi due. D'accordo. Avete sentito tutto, non c'è tempo da perdere. Io vado e starò in contatto continuamente con la centrale. Signor, non si preoccupi, andrà tutto bene. Quanti chilometri ho fatto? Qui dice 11. Ecco, a 11 c'è il cambio, dai. Prendi la copertina, vieni qua, Frey. Faglielo adorare. Basta, vai. Fatta divertire. Dai, cerca, cerca, su, Frey, corra. Dai, su, vai. Dai, campione. Ci vediamo al prossimo cambio. Sì, ciao. Lascio al centrale, avvistato il nostro uomo, mi fermo, lascio aperto il contatto, passo. Centrale a Cascio, ricevuto. Avvocato Redi? Sono io. Venga, andiamo. Lei chi è? Sono il braccio destro di chi le ha telefonato. Se no, come avrei potuto conoscere il suo nome? Siamo fuori piazza? Andiamo. Dove? Dove la stanno aspettando? Guardi che abbiamo preso le nostre precauzioni. Neanche avermi visto a volto scoperto le potrà servire. Lei dovrebbe avere una valigia, se non sbaglio. Niente armi. Tranquillo, se vuole verificare. Lei permette, vero? Prego. Scusi, eh? Possiamo andare da quella parte. Thank you.
Muscolo, ti ho mai ringraziato per quella storia del tesserino, quel casino con la polizia? Veramente no. No? Prego, eh. Buona gomma. Zitto, zitto un po'. Abbiamo perso il contatto, eh? Centrale? Centrale, abbiamo perso il contatto con Cascio. Cazzo, non rispondo. Centrale! Qui centrale, dovete riprendere i contatti a tutti i costi. L'agente Cascio è in pericolo di vita, tentate il tutto per tutto. Se vuol darmi il denaro... Mi dispiace, ma il denaro ve lo posso dare soltanto quando avrò visto il bambino. Giusto. Abbiamo portato il bambino, avvocato. Ha mangiato e sta benissimo. Qui ci sono i soldi. 2 milioni di dollari. Li poggi lì. Io me ne devo andare. Lei rimane un'altra mezz'ora qui, senza muoversi e senza parlare. Allo scadere della mezz'ora, i miei uomini le porteranno il bambino. Dopodiché se ne può andare anche lei. Non tenti di telefonare, perché il telefono non esiste qui. E non faccia colpi di testa, perché il ragazzo lì ha il grilletto facile e anche una mira eccezionale. Rotfior la puttana. Io li falsificavo meglio quando facevo questo lavoro. Ma però chiamavi un ciapè? Per un cretino? Adesso lo ammazzo il bambino. Ci taglio la testa. Lascialo stare. Pigliatela con me. Te eri già previsto. Lui no, ma deve morire. Rispondimi, schiaccia. Fermi! Bravo, prego. Avanti, dammi ragazzi. Vai. Vai, avanti. Abbiamo preso il cattivo. Lascialo, Frey. Al signore ci penso io. Non ci speravo. Bravo, Frey. Senza di te, Cascio e il bambino sarebbero morti. Bravo, li hai salvati. In 5 minuti 100 chilometri di strada sbagliata. Sarà vero, sarà vero. Un artigiano si è tagliato con un vetro a burano. E come se una vana si fumasse cubano. Sarà vero, sarà vero. E c'è un nuovo partito dalla parte